Ciao e benvenuto su Ghiera, un giro attorno al mondo dell'orologeria. Sono Pietro e oggi vi voglio parlare, come avete visto dal titolo, e fare una recensione di un orologio e di un brand che non esistono. Vi starete chiedendo come si può fare? Lo vedremo tra poco. Prima, infatti, vi chiedo come sempre supporto iscrivendomi al canale, lasciandomi un like sotto il video e attivando la campanella delle notifiche. E, come sempre, prima di iniziare un check rapido del polso, indosso in questo momento il mio Bulova Acutron, che ha una tecnologia, nonostante sia un orologio al quarzo, che merita da sola un video a parte, magari arriverà, e arriverà sicuramente anche la recensione di questo mio segnatempo. Qualcuno di voi me lo chiede, prima o poi li recensisco tutti, è solo questione di tempo e di opportunità. Allora, come si può fare la recensione di un brand che non esiste, di un orologio che, come dire, non è oggetto in questo momento di recensione? Lo vediamo subito. Perché? Perché oggi vi voglio parlare di come potete riuscire a giudicare, a fare voi stessi una disamina di quello che è un orologio, un segnatempo, per capire se vale la pena acquistarlo o meno. Se iniziate a navigare un po' su siti vari, di brand famosi di orologi eccetera, vi sarà capitato che poi andando su Facebook, andando su Instagram e anche navigando in generale sul web verrete letteralmente bombardati da quelle che sono pubblicità di altri segnatempo che voi non avete magari mai visto, però quei brand in realtà stanno facendo una campagna pubblicitaria per farsi vedere. Perché hanno raggiunto voi? Beh, perché grazie agli strumenti che offrono Facebook e Google sanno che voi state in questo momento cercando probabilmente un orologio da acquistare, quindi dicono: questa persona in questo momento è predisposta ad acquistarne un orologio, gli faccio vedere la mia proposta, magari deciderà, cambierà idea e deciderà di acquistare questo segnatempo. Ecco, se vi ritrovate in questo momento o vi ritroverete in questa posizione, ecco, vi voglio dare qualche consiglio per fare comunque un acquisto che sia valido. Sarà un po' schematica come video, però spero davvero che possa esservi d'aiuto. Iniziamo banalmente questo percorso, questo racconto, dal classico post su Facebook dove vedete un orologio che non avete mai visto, magari vi piace e iniziate a dire: benissimo, voglio saperne di più. Cliccate, quindi iniziate a vedere qual è l'orologio in questione e arriverete su un sito. Ok, prima cosa da guardare su questo sito è: questo brand esiste già o sta facendo una campagna Kickstarter di crowdfunding per lanciare il suo prodotto? Quindi prima già grossa differenza. Come potete farlo? Bah, lo vedete un po' vedendo anche dal sito se è l'unico segnatempo che hanno, vedendo se c'è una storia all'interno del sito e questa storia di che cosa parla. Se la storia non c'è, siete sicuramente di fronte a quello che è un brand nuovo, un micro brand probabilmente, o addirittura un brand che ancora non esiste e sta cercando di lanciarsi con il suo primo prodotto. Vuol dire che questo è male? No, vuol dire che però siete di fronte magari ad una realtà che non ha ancora l'esperienza che può avere un brand che fa orologi da 150 anni. E ancora, se è addirittura il loro primo lancio su Kickstarter, loro addirittura non hanno neanche idea di quali possono essere i tempi poi di consegna del prodotto, perché con tutto lo spirito e la buona volontà che può avere un imprenditore quando lancia una realtà nuova, non conosce però probabilmente tutti i passaggi che deve compiere anche la linea produttiva per arrivare al prodotto finito. Ecco, quindi dovete magari, se decidete poi di lanciarvi ed acquistare comunque, tenere in conto di avere molta molta pazienza, perché non è detto che per quell'orologio arriverà nei tempi che vi sono stati promessi e addirittura con le caratteristiche che vi sono state promesse, perché magari all'inizio promettono un'ETA, promettono un meccanismo migliore, poi quando si arriva sulla linea produttiva non riescono a reperire quel determinato movimento, ci sono alcuni problemi per quanto riguarda le tempistiche e allora si decide di fare altro. Ecco, quello che mi preme dire è questo: se il brand è nuovo, non ha quindi una storia, non riuscite a recuperare quelle che sono delle informazioni ulteriori su questo prodotto, dovete mettere in considerazione un po' di aspetti. Qua mi sto solo riferendo per quanto riguarda la storia del brand, non mi riferisco ancora alle caratteristiche che invece vedremo dopo.
Se invece vedete questa pubblicità, cliccate e arrivate su un sito dove c'è un brand che ha una lunga storia, magari non lo conoscevate, però può essere, come dire, una cosa davvero normalissima, visto che esistono davvero centinaia di brand che hanno anche storie molto importanti, non è detto che voi le conosciate tutti. Quindi iniziate a scoprirne di più, vedete che è un brand che fa da tanti anni orologi, iniziate a vedere la curiosità, iniziate a fare un po' di ricerca online, perché ragazzi, tante volte fate domande, anche a me piace sempre rispondere, ci mancherebbe, però quelle domande che voi fate le potete, anche ad altri youtuber, le potete fare a Google, potete iniziare voi da soli a fare la ricerca che vi può portare ad avere quelle informazioni in più su quel brand e capire meglio se è quello che fa per voi. Ok, quindi è una cosa che è legittima, è normalissima. Google è valido, è gratuito, potete utilizzarlo tutti, fatelo. Allo stesso modo anche YouTube. Su YouTube potete iniziare a fare ricerca, vedere se altri YouTuber hanno recensito o raccontato la storia di quel brand e quindi capire se quella storia inizia ad appassionarvi per poi soffermarvi solo dopo al segnatempo. Quindi vedo la pubblicità, brand con storia, ok? Quindi già ho un po' più di sicurezza, un po' più di nonchalance nell'avvicinarmi a quel prodotto. Brand senza storia, capisco se è un micro brand che ha già prodotto altri segnatempo e quindi conosce già quelle che possono essere problematiche, le linee produttive eccetera eccetera, quindi anche qui c'è già un po' di storia in realtà su quel brand, o brand che addirittura si sta lanciando adesso su Kickstarter, quindi non ho nessuna conoscenza ulteriore. Se vogliamo essere precisi, ci può essere anche un brand che ha storia, ok, però ha fermato la sua linea produttiva ormai da 50 anni, arriva un imprenditore anche qui che dice mi piace questo brand, mi interessa la sua storia, lo riporto in vita, quindi prendo il suo nome, acquisisco il nome, il logo e decido di venderlo su quella che è un nuovo sito, raccontando di nuovo la sua storia e così via. È una cosa che può succedere, state bene attenti perché in quel caso vi ritrovate un po' in una situazione ibrida, perché sì, c'è un brand che ha una storia, ma che in realtà sta ripartendo da zero con tutte le problematiche e comunque i punti di domanda da considerare che vi stavo raccontando prima per un brand che sta facendo una campagna di crowdfunding. Ora, una volta definito questo, avete già delle informazioni davvero molto interessanti, però potete fare ancora di più l'ispettore, diciamo così, della situazione o comunque approfondire meglio la situazione di quel brand. Come potete farlo? Anche qui. Iniziate a essere un po' più curiosi. C'è ad esempio quello che è il nome dell'azienda? Benissimo, buttate il nome dell'azienda su Google, vedete che cosa vi appare. Vi appare un elemento utile che vi fa vedere dov'è la sua sede fisica? Benissimo, sede fisica, Google Maps, andiamo a vedere che sede fisica ha questo brand. Perché ad esempio mi ritrovo che ha una sede fisica all'interno di un palazzo, di una bellissima realtà come può essere una via prestigiosa di Milano, ok, è un elemento che di sicuro mi aiuta, ma mi fa anche capire che lì non stanno producendo orologi perché probabilmente non hanno lo spazio per poterlo fare, o forse addirittura è una piccola bottega di un orologiaio che sta supportando un imprenditore o degli imprenditori e che quindi è una cosa molto più artigianale di quanto non vi è stato raccontato. Ecco, anche questo elemento vi può essere davvero d'aiuto per capire che cosa sta succedendo. E se non trovate tutte le informazioni, iniziate a guardare. Tante aziende sono anche presenti su Wikipedia. Guardate la storia, guardate se fa parte di un gruppo. Se questo gruppo è un gruppo che vi interessa, magari vedete questo brand, vi piace, decidete di approfondire e vedete che in realtà è un brand che a voi sembrava un semplice micro brand, in realtà fa parte di una corporation più grande, di un gruppo più grande che ha sede a Hong Kong, quindi sapete già che è un prodotto cinese, che è un prodotto che magari è anche fatto con qualità, che però non racconta magari la storia che vi sta dicendo sul sito, dove parlano di artigianalità, di design svizzero, di design francese e così via. Quindi fate davvero bene attenzione e fate davvero molta ricerca perché vi può essere d'aiuto. Ora, fatta tutta questa ricerca, visto tutto, benissimo, che cosa potete fare? Iniziate a guardare l'orologio. L'orologio, che caratteristiche ha? Come vi ho detto già in un video, uno degli elementi più importanti per quanto riguarda un segnatempo è il motore, diciamo così, che mette tutto l'orologio in movimento, ovvero il movimento. Benissimo, che movimento monta? Questo movimento che valore ha?
Non vuol dire nulla solo il valore economico, però vi fa capire che se guardate un orologio, un segnatempo, che monta un movimento molto molto discusso e diffuso come l'NH35, benissimo, voi sapete se quell'orologio ve lo fanno pagare 1000 euro, voi state pagando un orologio che di partenza però un motore, come se fosse quello di una macchina, che è un motore che costa 35 euro. Che se siete, come dire, un po' sensibili a quello che è il portafoglio e anche all'idea economica che c'è dietro, beh, vuol dire che state pagando tanto. Quali sono gli altri elementi che compongono questo orologio che possono far alzare così tanto il suo prezzo? Iniziate a guardarli. Magari è un segnatempo che ha un grado di impermeabilità molto elevato, riesce ad arrivare fino a 1000 metri di profondità. Benissimo, questo è un altro elemento da considerare. Quindi non fermatevi solo a quello, quello è già un campanello d'allarme, però iniziate a guardare anche gli altri elementi, come ho detto, grado di impermeabilità, materiali utilizzati, che tipologia di acciaio viene utilizzato per il bracciale, se è bracciale in acciaio, quali sono le rifiniture, la corona è lavorata, il fondello è lavorato con una particolare tipologia di lavorazione, abbiamo al suo interno indici che sono incisi, applicati o sono stampati. Cioè, iniziate davvero a guardare un po' di quelli che sono gli elementi che compongono l'orologio come se fosse davvero una recensione. Quello che facciamo noi per gioco o addirittura per lavoro su YouTube non è nient'altro che iniziare a guardare quelli che sono elementi oggettivi che possono essere anche visti ed evidenziati guardando un video o iniziando a guardare le caratteristiche di un orologio. Poi, per carità, bisogna averlo in mano per capire qual è il feeling, se scatta l'amore e così via. Però oggettivamente potete già capire voi se quello è un orologio valido o meno. Quindi le caratteristiche da guardare dell'orologio sono tante, ma fatelo perché vi può permettere di evitare di lanciarvi su una campagna e dire questo orologio mi piace, questo orologio non mi piace. Alle volte, ve l'ho già detto, ci sono dei brand, micro brand soprattutto, che hanno già venduto tanti orologi e che per finanziare quello che è il loro nuovo segnatempo fanno una campagna di crowdfunding anche senza dover accedere a Kickstarter, a Indiegogo, eccetera. Ecco, in quel caso potete iscrivervi magari alla loro newsletter e decidere poi quando apriranno la campagna di fare il pre-order. Benissimo, lì avete già tanti elementi che vi possono dare maggior sicurezza e potete anche fare un buon affare risparmiando 20, 30, 40% rispetto a quello che sarà il prezzo di listino finale, perché vi state sostanzialmente dando molta fiducia. Questo è un elemento da considerare, però anche qui guardate sempre l'azienda da dove arriva, che cosa fa, che cosa ha fatto nella sua storia, eccetera. E quando guardate le caratteristiche del segnatempo, se questi elementi che io vi sto raccontando, che movimento ha, dove è prodotto, come è prodotto, la corona è a pressione o a vite, tutti questi aspetti che io vi sto raccontando devono essere presenti sul sito, perché se non sono raccontati, beh, iniziate ad accendere un campanello d'allarme perché c'è qualcosa che non va o comunque c'è qualcosa da investigare ulteriormente, perché non vi stanno dando degli elementi utili per fare la vostra scelta. Voi vorreste mai comprare una macchina di cui non conoscete neanche qual è la cilindrata del motore? Io personalmente no. Quindi dovete per forza esigere di avere quelle informazioni, magari chiedetele direttamente al brand se non hanno avuto modo per mancanza di esperienza di raccontare meglio quali sono le caratteristiche dell'orologio, o in casi ovviamente diversi non l'hanno voluto fare perché le caratteristiche sono un po' povere. Ecco, se c'è questo rischio, attenzione, capite bene che non è forse il caso che vi lanciate e premete il grilletto su quel segnatempo, perché non è, diciamo così, un buon affare, ma probabilmente rischiate di perderci anche qualcosa. Ecco, io ho finito con questo un po' racconto a metà tra la recensione e quello che è un consiglio che davvero vi voglio dare a tutti, che è semplicemente quello di informarvi tanto prima di acquistare qualcosa, perché vi permette di avere più elementi e più considerazioni da fare prima di lanciarvi. Come sempre vi ricordo la mia mail, che è pietro@ghiera.it, e se volete vi lascio anche in sovraimpressione il mio canale Telegram, dove potete entrare in contatto con me e con altri appassionati che sono attorno a questo mondo e attorno a questo canale. Infine anche il mio link del profilo Instagram, giuro è l'ultimo link che vi lascio, ma mi preme dirvelo in modo tale che possiate entrare in contatto con me anche lì. Vi saluto, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.